Allora, siamo qui con Giovanna, autrice del libro Signore Libertà, fresco di stampa, pubblicato Da luoghi interiori. quanto tempo fa? Allora, il libro è uscito esattamente il 15 marzo, quindi Quindi poco più di un mese fa. Sì, freschissimo. E com'è arrivato freschissimo. questo libro? Allora, il libro è arrivato in realtà anni di scrittura, nel senso che nasce da fondamentalmente due racconti. Un primo racconto che avevo scritto poco più che trentenne, rimasto per tanti anni nel cassetto, l'avevo mandato a qualcuno, ma parlo di amici, amici, ed era piaciuto molto, quindi rimasto nel cassetto. Poi, durante il lockdown, dopo un anno che per me era stato molto complicato per via di vicissitudini abbastanza tristi, è nata questa seconda parte. Infatti il libro ha proprio anche due stili molto molto diversi. Il primo credo che si capisca che è stato scritto da una persona giovane, il secondo credo che si capisca che è stata scritta da una persona Un po' più un matura. po' più matura, diciamo. Quindi l'ho scritto durante il lockdown e l'ho mandato alle solite due o tre amiche. E una di queste mi ha detto: "Guarda, è una delle cose più belle che ho letto nell'ultimo periodo." E mi ha mandato il bando del premio di Città di Castello. Fa: "Guarda, secondo me dovresti pubblicarlo." E io, che appunto li avevo sempre tenuti nel cassetto, non avevo velleità di essere scrittrice o pubblicatrice, ho detto: "Vabbè, proviamo." E l'ho spedito. Mesi dopo mi è arrivata questa risposta. Il premio letterario di Città di Castello esiste dal 2007, è un premio internazionale importante, con anche una giuria importante, hanno fatto parte Barbara Palombelli, Carlo Verdone, il presidente è il figlio di Quasimodo, del poeta. Quindi mesi dopo mi è arrivata una risposta dicendo che il mio libro non era arrivato tra i primi 10 classificati, tra l'altro tra i primi 10 c'erano anche scrittori di livello che non erano ovviamente alla prima pubblicazione, che però aveva preso dei punteggi alti e quindi mi proponevano la pubblicazione. Io a quel punto ho tirato un sospiro, ho detto tanto di me in questo libro, sono sicura, e ho detto: "Vabbè, facciamolo." Non ho pensato a tutte le conseguenze, l'ho presa come un'opportunità e quindi ho detto: "Va bene, pubblichiamolo." La mia è stata una ricerca di libertà, non solo di libertà LGBT per il fatto che la protagonista è una donna che ama le donne, ma proprio una libertà interiore nei rapporti, nelle relazioni, nel lavoro, in quello che veramente vuoi fare, una libertà magari di affrancarsi da determinati miti giovanili, quindi sì, libertà in senso lato. Chiaramente nella prima parte, che è una parte molto molto adolescenziale, perché parla di amori e parla anche di rapporti con i genitori, per cui libertà intesa come affrancarsi da quello che magari i genitori vogliono da te, affrancarsi dal modello di quello che è la famiglia eterosessuale, quindi non sposarsi con un uomo, non avere dei figli. Quindi la prima parte sicuramente è quel tipo di libertà. La seconda è proprio essere quello che probabilmente sei davvero. Quindi faccio un esempio magari stupido. A me è stata proposta più di una volta di fare carriera sul lavoro. Due volte ho detto di sì, perché comunque credo forse più per una spinta di, non so, di narcisismo, Ci sta ci anche, eh. sta, e poi però tutte e due le volte sono tornata indietro, perché ho detto: "Ma al di là del fatto magari di scrivere su un biglietto da visita direttore commerciale o responsabile vendite, ma lo voglio davvero?" E quindi alla fine ho detto sì, e poi tutte e due le volte ho detto: "No, io voglio tornare a fare il mio lavoro, che magari è un semplice lavoro di venditrice." Però anche questi no sono comunque una
non lo so, credo, cioè delle rinunce e anche delle appropriazioni di libertà, perché poi anche le aspettative da giovane possono essere le aspettative che i genitori hanno su di te, da adulto diventano anche le aspettative che tu hai su te stesso, di determinati valori in cui siamo tutti quanti, credo, immersi, farsi una posizione, avere soldi, sono cose che tutti noi in qualche modo, cioè con cui tutti noi abbiamo a che fare, quindi questo è uno dei tanti esempi. È difficile capire veramente come si è felici, magari si insegue una felicità di cui ti convinci, che poi però non... A me è capitato tante volte di prendere delle strade e poi di dire ma no, non è la mia, e di tornare indietro, di fare delle altre strade o delle cose. Quindi questo può essere un esempio. Ad esempio anche la pubblicazione del libro. Io ho scelto comunque il premio di Città di Castello, ho scelto una casa editrice piccola e non l'ho mandato a nessun'altra casa editrice. Avrei avuto anche delle altre possibilità di pubblicare, però ho pensato prima di tutto, cioè voglio che questa cosa comunque passi da una giuria, passi da qualcuno che dica sì, va bene, cioè merita la pubblicazione, non perché piace all'autrice o perché piace, che ne so, alla comunità gay. Cioè io non sarei comunque andata da una casa editrice di quel mondo lì, perché non so, l'avrei trovata forse una strada più scontata. Per cui anche questa è stata una scelta, voglio che passi da questo, poi vediamo insomma come va. La prima volta che mi sono innamorata veramente di qualcuno, di una ragazza, è stato dopo i 20 anni. E quindi mi sono involontariamente risparmiata tutta una serie di passaggi difficilissimi che vedevo che invece altri miei coetanei, compagni di scuola, compagni di classe dovevano passare. Cioè ad esempio io avevo un compagno di classe palesemente gay, era bersagliato, bullizzato da tutti. E devo essere sincera, gli unici che lo hanno aiutato, me lo ricordo, è stata una parrocchia, non mi ricordo più di quale quartiere di Novara, però sono stati gli unici che l'hanno un po' aiutato. E poi c'era un'altra ragazza che molto mascolina, che addirittura poi ha fatto un percorso, cioè diventando un ragazzo, e anche lei era bersagliatissima, per cui io non l'ho vissuto su di me. L'ho vissuto in un altro modo, nel senso che cioè io fino ai 20 anni, fino a quando non mi sono innamorata per la prima volta, è come se avessi un po' vissuto in bianco e nero. Io non so se tu hai visto Il cielo sopra Berlino, quindi se l'hai visto l'angelo che vive in bianco e nero, e quando appena si innamora di una donna comincia a vedere il mondo a colori e poi fa questa scelta di scendere dalla statua di Berlino, di umanizzarsi. E io ho fatto questo tipo di percorso, quindi non ho vissuto quello che hanno vissuto persone visibilmente omosessuali che sapevano di esserlo e di cui anche gli altri avevano captato l'identità sessuale, però ho vissuto questa sorta di vita in bianco e nero, senza particolari colori, senza emozioni, senza, così un po' veramente trascinata dal gruppo, uscivo perché dovevo uscire, facevo le cose con la compagnia perché le dovevo fare. E poi riallacciandomi alla domanda che mi hai fatto, ci sono persone che vivono tutta la vita in bianco e nero, ci sono persone che vivono in bianco e nero seguendo il gruppo e senza avere quelle emozioni che ha una persona che vive a colori. Ma secondo te per scelta o per paura? Allora, io credo che sia a metà, nel senso che non è, se devo riferirla su di me, non è una cosa completamente conscia, ma neanche così, cioè tu lo sai ma non lo sai. Quindi è sicuramente una paura, ed è una paura di comodo che poi ti spinge a fare determinate scelte. Poi appena provi magari a mettere fuori un pochino
il naso dalla finestra, cioè vedi queste cose, quindi torni subito indietro. Secondo me è un po' tutte e due, un po' per paura, un po' per scelta, credo. Torniamo al libro. I personaggi del libro sono tue amiche, tuoi amici? Allora, ci sono due persone che sono Alice e Marco. Okay. Sono persone. E reali. I fatti narrati su Alice e Marco sono delle riprese come quelle che fai tu. Poi ci sono dei personaggi ispirati. Ad esempio, Aurora è un personaggio che è ispirato a Raffaella Mazzarelli, che è la persona che ha disegnato la copertina. È un archetipo, quindi non è Aurora perché non è Raffaella, però ha indubbiamente molti tratti di questa persona e anche alcuni aneddoti sono, diciamo, cioè vengono dalla vita reale. Però vabbè, la persona e il personaggio non coincidono. E poi ci sono anche dei personaggi inventati, cioè frutto di fantasia, ispirati, mix, cioè Giorgio non esiste, cioè Giorgio, cioè io ho avuto dei ragazzi con cui avevo anche, probabilmente col senno del poi erano dei grandi amici, e Giorgio sicuramente ha dentro due o tre ragazzi e poi ha anche dell'invenzione, e Porzia inventata, nel senso che il nome io l'ho preso in prestito dal Mercante di Venezia, che secondo me descrive bene alcune caratteristiche dei tempi nostri. Il Mercante di Venezia è un'opera che parla di usura, di soldi, di commercio, di razzismo, tantissimo di razzismo, e Porzia è la persona che si salva in qualche modo, perché con l'escamotage degli scrigni riesce a sposare la persona che veramente ama, però fa parte di quel mondo lì. E Porzia è comunque un personaggio che io lascio aperto, nel senso che è una persona che in qualche modo si è venduta a un certo tipo di ipocrisia e di arrivismo, che però ha dentro anche qualche cosa di vero, e Porzia e Lidia, che è la protagonista del libro, si lasciano con un appuntamento che probabilmente non avverrà mai, ma che magari può avvenire. Io credo nella redenzione di Porzia. Allora, mi sono un po' frammentata nei personaggi, perché io indubbiamente ho alle volte degli aspetti di Porzia, intesa come quel mito della donna 80 e 90, il mito della donna in carriera. Ti dicevo che io alle volte ho avuto delle proposte di promozione sul lavoro, mi ero fatta tentare dal fatto di avere sotto delle persone, avevo sotto degli agenti, avevo sotto dei collaboratori, quindi io l'ho provata quella spinta del potere, del riscatto della donna, che forse è un po' una deviazione del femminismo, un po', no? E quindi lei mi assomiglia, per certe cose mi somiglia anche Aurora, perché Aurora è anche la solitudine dei momenti di depressione, di quando non stai bene, e comunque è capitato a tutti, insomma, credo di avere quei momenti. E c'è anche qualcosa in Martina. Il nome Martina è Marte, quindi la guerra, però Martina fa una guerra educativa, è la persona che dice dobbiamo educare il mondo alle differenze. E anche questa è un aspetto che mi appartiene, perché io ormai da anni ho smesso di lottare, ma credo molto nel dialogo. Io incontro persone diverse, parlo, riparlo, cerco di farmi vedere da vicino, cerco di ascoltare le storie, di superare i miei pregiudizi. Quindi anche Martina è un personaggio che ha una parte di me. Poi io ho da una parte una vita molto riparata, perché appunto tutte persone con un certo livello intellettuale, un mondo molto ovattato di amici che accettano, e poi dall'altra parte un lavoro che mi porta ovunque con qualsiasi tipo di persona, ed è comunque anche quello un mondo, cioè, completamente diverso da me, dai miei valori. Cioè io lavoro nella Milano, ho lavorato nella Milano berlusconiana, nella Milano leghista, nella Milano di Formigoni,
anche con loro però cerco in qualche modo il dialogo, perché io comunque non credo completamente nel noi siamo i giusti e loro sono gli sbagliati, cioè in tutti noi c'è qualcosa di giusto e negli altri c'è, cioè, di sbagliato, insomma, non credo proprio in questa divisione. Poi nei personaggi io ho messo in ognuno una caratteristica abbastanza definita, ma poi non è così. Il rapporto con i genitori è stato facile rispetto a tanti altri. Chiaramente quando hanno saputo sono rimasti abbastanza scioccati. I miei genitori, e questa è una parte reale del libro, cioè mio padre è un neuropsichiatra infantile, mia mamma è una psicoterapeuta e hanno studiato che l'omosessualità era una malattia, una perversione, e hanno studiato quelle cose lì. Cioè, mia mamma ha letto il libro e ha detto: mamma mia, quanta sofferenza, se penso alle stupidaggini che devo aver detto, mi sento in colpa. Cioè, loro l'hanno vissuta poi come senso di colpa. Però sì, la mia storia familiare è abbastanza felice, abbastanza serena. Cioè, io sento la protezione, ma sento anche la fiducia. La fiducia significa: tu, qualsiasi cosa tu faccia, secondo me, sei mia figlia, io ti stimo, mi fido di te, ti ho dato gli strumenti, quindi mi fido della strada che prendi. Allora io ho deciso poi di pubblicare il romanzo dopo il funerale di due mie carissime amiche che sono mancate giovanissime, perché una aveva 46 anni e l'altra 48, che sono mancate a 2 mesi di distanza. Perché noi, almeno generazione, non so tu, ma noi quasi cinquantenni abbiamo un po' il problema dell'età, nel senso che ci sentiamo perennemente giovani. Cioè, questo l'ho notato, cioè non, il fatto di avere 50 anni, no, cioè noi siamo sempre i ventenni, i trentenni, no? E quindi c'è questa cosa di avere tempo all'infinito, sì, per fare tutto, no? Quindi c'è, oltretutto, due carissime amiche, due mamme, che hanno lasciato tra l'altro anche dei figli piccoli, e questa cosa obiettivamente è stata scioccante. Io me lo ricordo ancora, quell'immagine del nome, del numero degli anni, e ho detto: sono giovani, però ho pensato, sono giovani ma non sono, cioè non sono delle ragazzine. E quindi, cioè, è stato abbastanza scioccante, ho pensato, ma noi che cosa abbiamo lasciato? Cioè, mia mamma, per esempio, ti dicevo, è una sessantottina, mio padre ha vissuto la guerra, ha creato qui, lui insieme alla Marcella Balconi, hanno creato qui il reparto della neuropsichiatria infantile, cioè io ho dei genitori che hanno fatto delle cose, che hanno lasciato dei valori, e io ho pensato, ma noi che cosa abbiamo fatto? E allora ho cercato di scavare, e attraverso la mia esperienza di donna omosessuale, ma anche in quella di tanti amici non omosessuali, ho cercato di scavare in che cosa abbiamo fatto noi, che adesso abbiamo quasi 50 anni. Noi comunque, come generazione che è stata giovane negli anni 90, che è nata a fine anni 60, primi anni 70, abbiamo creato un modello di famiglia completamente diversa. Ma non solo le famiglie gay. Cioè, io vedo i mariti delle mie amiche, sono dei padri completamente diversi. Cioè, sono padri meravigliosi, padri che sanno stare vicino ai figli, alle figlie, che dialogano. Anche per dire, conosco famiglie di figli che vivono con i genitori, perché adesso la vita chiaramente si è allungata, e magari una famiglia composta da un figlio e una mamma, tantissimi. Secondo me, senza magari fare tanto clamore, come dicevamo, con le lotte, con le manifestazioni, secondo me noi abbiamo creato questo tipo di società diversa. Per te che cosa vuol dire arrendersi? Allora, è una parola che per fortuna non fa parte di me, perché sono caduta, ho sbagliato, però arrendermi mai. Per me arrendersi è non vivere, non so, anche non informarsi, non sapere dove si è. Cioè, tu adesso mi hai fatto un discorso, cioè, di una persona che sa dov'è, che sa cosa succede. Cioè, per me non, arrendersi è anche non leggere i giornali. Cioè, non lasciarsi vivere. Sì, non votare. Non rendersi conto di in che società viviamo, e non,
Non essere parte del mondo è arrendersi. Ci sarà un secondo libro? Ci hai mai pensato? Allora, all'inizio ti direi no. Poi qualcuno mi sta dicendo, qualcuno che l'ha letto mi dice, ma noi aspettiamo la seconda parte. Per cui ti dirò, vediamo come va questo. Per ora è partito bene perché mi dice l'editore che anche le vendite stanno andando bene. Penso che sarà una decisione che prenderanno i lettori. Se piacerà, sì, lo rifarò, riscriverò un secondo libro. Se no, vorrà dire che è una cosa che rimane, una bellissima esperienza, un'esperienza anche di condivisione, perché appunto il libro sta vendendo, sta piacendo e ho dei rimandi di persone che si rivedono. Ho la chat piena di messaggi, bello, di persone che mi dicono, ah, questo... o Facebook, no assolutamente, è un libro per fortuna corale, per cui qualche cosa di questi anni 80 e 90 l'ho detta. Io scrivo quando non sto bene e quindi finché vivo nella mia vita quotidiana serena, cioè difficilmente mi viene in mente di scrivere. Cioè io faccio tra virgolette politica, nel senso che faccio politica vivendo, sono una persona molto concreta, quindi cioè, vivendo la mia vita così apertamente con la mia compagna, piuttosto che facendo volontariato, quindi sono una persona molto sul fare. La parte intimistica è molto faticosa, perché poi io vado molto a fondo, è qui che ti dico il personaggio di Aurora che vede tutti i colori, dai più accesi anche ai più cupi, i colori cupi, i sentimenti cupi da mantenere sono pesanti. E io invidio chi fa lo scrittore o l'artista di mestiere, perché è una persona che sa stare costantemente in quello stato, che credo che sia una cosa, cioè, durissima. Ma vivere perennemente in quello stato di concentrazione, di pensieri che vagano, di questo stato artistico, credo che veramente sia uno sforzo immane. E io da una parte ti dico sì, scrivere è bello, perché poi a me poi piace molto l'uso del linguaggio, mi piace leggere, mi piace studiare, però io lo trovo faticosissimo. Da ragazzina scrivevo tantissimo, ma ho buttato tutto. Io intervisterei sicuramente un campione sportivo, perché sono attratta comunque, così come ti dicevo che è uno sforzo scrivere, sono anche attratta dalle fatiche della disciplina dello sport praticata. Adesso non dico il calciatore di grido, però intervisterei uno sportivo di fatica, cioè un corridore, un nuotatore, un tennista, quello sicuramente, non so poi chi, e gli chiederei se lo sport è più figlio del talento o dell'applicazione delle fatiche e della disciplina. Poi intervisterei, che la intervisto quasi tutti i giorni, la mia amica tunisina, e intervisterei delle persone di religione diversa, involontariamente le intervisto tutti i giorni, perché io lavorando nella ristorazione, per esempio, magari la gente non lo sa, i kebabari sono tutti curdi, è una grande famiglia di curdi emigrata dalle persecuzioni della Turchia, quindi i kebab che mangiamo nascono, quindi intervisterei uno di loro. E ho intervistato un mio vicino di casa rumeno, è stata un'intervista volontaria, nel senso che lui sa che aiuto suo figlio a studiare, e un giorno mi ha trovata nel box, che abbiamo un box comune, e mi ha raccontato tutta la storia della sua vita, di come è arrivato in Italia, del fatto che ha dormito per strada, che era un barbone, e poi mi ha detto, io ho detto subito a mia moglie, io voglio stare nella polizia, perché sono stato un barbone. E quindi sì, intervisterei appunto qualche extracomunitario che vive in Italia. Grazie mille. Grazie a te. Di questo tempo, e ci vediamo magari per la prossima intervista su argomento diverso, sul secondo video. Grazie. Grazie a te.